radioascoltatori, nuovamente in diretta alle 23.53 su RST Radio Science TV, ai microfoni Massimo Bonella, sempre per il proseguo di questo filo diretto su questo terremoto, potremmo chiamarlo un po' anomalo, che è successo a Ischia. Sembrava una scossa di lieve entità, invece poi abbiamo visto dei danni notevoli. Per aver chiarezza, far chiarezza bene sulla cosa, siamo in collegamento in diretta con la televisione di Ischia TV, Tele Ischia, scusate. Abbiamo una collega giornalista che saluto, ci sentiamo, buonasera. Salve, buonasera, sono Pinamonti, siamo qui a Casamicciola, è un disastro. All'inizio si credeva che fosse cosa da poco, invece il comune più colpito dell'isola è Casamicciola. Dove sono io adesso c'è una casa crollata e stanno scavando per tirare fuori tre bambini. Sono già riusciti ad estrarre una donna ed un ragazzo, ma per i tre piccoli ancora niente. Si sentono le voci dei bambini che si chiamano Mattia, Pasquale, che ha 7 mesi, e Ciro, ma ancora non si riesce a tirarli fuori. Ecco, sono arrivati degli aiuti, parlo dei vigili del fuoco, la protezione civile per questi bambini. Sul posto ci sono tutte le forze dell'ordine, c'è la polizia, ci sono i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile, tanta gente che sta cercando di dare una mano, c'è la Croce Rossa, sono veramente in tantissimi che stanno scavando per cercare di tirar fuori questi bambini. Ci sono al momento un morto, devo abbassare la voce perché non sentono i bambini. C'è una donna morta accertata, forse un altro, ma di questo non sono sicura. Una donna comunque è morta per il crollo di una chiesa. Sì, è stata colpita dai calcinati, dei calcinacci, mi sembra. Sì, è stata colpita dai calcinacci, sì, esattamente, esattamente così. Non posso alzare la voce perché non sentono la voce dei bambini, quindi devo parlare a bassa voce. No, non si preoccupi, è comprensibile naturalmente, ecco, la situazione. Ecco, sappiamo che ci sono molti turisti nell'isola. Sì, molti turisti, il sindaco di Casamicciola, Giovanni Battista Castagna, già si è messo in contatto con il governatore De Luca, hanno organizzato dei traghetti per poter riportare i turisti a casa, quindi in terraferma. Al momento le case qui sono quasi tutte lesionate, quindi bisognerà provvedere a sistemare anche le persone qui di Piazza Maio, che è praticamente una piazza del comune di Casamicciola, il comune più colpito, dove ci sono stati i crolli maggiori. Ecco, sì, infatti è quello che abbiamo capito un po' anche noi qui da Treviso, cioè Casamicciola è stata la località più colpita, forse l'epicentro. No, l'epicentro si è registrato al largo di un altro comune, al largo di Forio, si parla di 3,6 a 10 km di profondità. A mare c'è stato l'epicentro. Ah, ho capito perfettamente. Ma secondo lei come si spiega questi crolli così tanti con un magnitudo non particolarmente alto? Ma Casamicciola, chiunque lo sa, no? Che è una zona, è un comune dove si verificano spesso delle scosse. Il più famoso terremoto è quello del 1883, quando Casamicciola venne rasa al suolo. Da allora non abbiamo, mi pare, non ci sono stati più crolli, comunque scosse ce ne sono. Ma qui è una zona, come si dice, termale, cioè praticamente sotto Casamicciola. È piena di acqua termale, quindi è vuota, per questo ci sono i crolli. Poi qualche casa, insomma, diciamo che non era proprio nuovissima, ma anche le altre case, quelle nuove, sono tutte lesionate. Certo. Non sono crollate quelle messe peggio, ma le nuove comunque sono tutte lesionate. Certo. Ecco, è stata chiara perfettamente, cioè ci ha fatto veramente bene il punto della situazione. Adesso abbiamo le idee più chiare di cos'è successo e perché anche
appunto questi crolli. Gli chiedo ultime due domande. Innanzitutto i trasporti pubblici sono fermi, corrono? No, cammina tutto, funziona tutto. Le posso anche dire che in alcune zone dell'isola non ci si è accorti di nulla. Nel comune di Ischia non c'è stato nessun danno, cioè alcune persone veramente non se ne sono accorti. Il problema grosso è stato qui a Casaniciola, ma negli altri comuni forse qualcosina all'Acciameno, qualcosa forse a Barano, ma Ischia non, al momento sembra che non abbia registrato nessun danno. Ecco, l'ospedale è stato, si parla che sia stato evacuato perché ci sono diverse crepe, ecco, lei li risulta? No, al momento no, le persone che sono state estratte vive dalle macerie sono state trasportate all'ospedale Rizzoli, ci sono stati fino a poco fa si registravano 25 feriti, ma l'ospedale funziona attualmente, non è stato chiuso assolutamente. Ho capito. Un'ultimissima, proprio ultima cosa, le chiedo questo. La vostra emittente, ecco, come sta dando le notizie? Noi pensavamo anche di in qualche maniera collegarci in streaming, però vediamo che... Noi siamo tutti sul posto, siamo tutti qui e stiamo praticamente aggiornando il nostro sito. Non siamo in diretta, anche perché qui non è possibile arrivare, noi siamo riusciti ad arrivare prima che chiudessero le strade, adesso è tutto chiuso, quindi noi stiamo aggiornando il nostro sito che è teleischia.com. Esatto, infatti lo abbiamo proprio qui davanti. E volta per volta, ecco, forse sei riuscito a prendere un sembra che sei riusciti a prendere un bambino. Un attimo glielo dico in diretta, un attimo. Sì, sì, prego. Forse hanno preso un bambino. Stanno scavando e è un disastro, veramente. Immaginiamo. Aspetti, siamo proprio, stanno scavando, togliendo le ultime cose. Sì. Ossigeno, stanno chiedendo dell'ossigeno, quindi probabilmente sono riusciti a individuare qualcuno perché chiedono dell'ossigeno, i sanitari. Sì. Io non so se voi potete, se riuscite a sentire il tumulto, le voci, le sirene che ci sono in questo momento. Sì, in sottofondo sentiamo anche dei bambini in sottofondo. Sì. E immaginiamo la situazione drammatica, anche la situazione così proprio. La situazione drammatica perché non eravamo preparati a questa situazione, cioè credo che nessuno sia preparato a un evento di questo genere. Posso dirle che sull'isola di Ischia tutte le persone, tutte, sono per strada, non c'è nessuno in casa, sono tutti per strada, ovunque si vada c'è gente per strada, però è una folla composta, non ci sono problemi, sono tutti seduti, si aspettano, si ha paura, devo dire la verità, si ha paura. Quindi, certo, cioè non ci sono quindi scene di panico? No, devo dire di no, la gente è molto, molto composta, non ci sono scene di panico, anche perché poi, le ripeto, a parte questi comuni, il comune di Casaniciola che è stato quello più colpito, devo abbassare la voce, il comune più colpito, poi gli altri comuni si sono registrati pochi danni, insomma io sono qui a Casaniciola, non ho visto Corio, però mi hanno detto che non c'è nulla di grave. E forse qualcosa è caduto all'Acciameno. Il comune di Casaniciola è il comune più colpito in assoluto, in varie zone del suo territorio. Ecco, questo è chiaro, infatti, quella è la zona che è stata maggiormente colpita. Sì, è il comune, l'isola di Ischia ha 6 comuni e quello di Casaniciola è quello più colpito. Certo. Forse, ecco, se vedo una barella. Aspetti, forse riusciamo a vedere forse uno dei 3 bambini, forse un attimo. Qui siamo tutti in trepidante attesa, sinceramente. Immaginiamo veramente. Sì, stanno cercando con dei
con degli attrezzi di sollevare alcuni pezzi, alcuni blocchi di cemento. Quindi, la barella è stata portata vicino proprio sulla cima delle macerie, quindi presuppongo che siano riusciti ad individuarlo, almeno uno. Però le voci si sentono. Sì, li avvertiamo anche qui in effetti. Speriamo veramente che questa situazione vada a finire nel miglior modo possibile. Questa situazione è così drammatica. Guardi, veramente non hai idea del dramma. È terribile. Allora. Dunque, le persone che sono state estratte per prima sono un uomo e una donna, un ragazzo e una donna di 30 anni, sempre dalla stessa palazzina. In questa palazzina c'erano 7 persone, 2 sono riuscite a uscire, i 3 bambini li sentono, mancano all'appello ancora 2 persone. Ecco, non riesco a capire se le sentono, sinceramente. Allora. Credo che qua si vada un po' per le lunghe, non è. Ecco, io nel frattempo, intanto che aspettiamo lì per capire come va a finire questa situazione veramente drammatica, cioè non so come dire. Dunque, ecco, nel frattempo io vedo che il vostro canale streaming di Tele Ischia è fermo praticamente. Sì. E siamo tutti qua, siamo tutti qui. Quindi stiamo aspettando che questi bambini vengano salvati, a dire la verità. Quindi siete con la troupe sul posto, in pratica? Siamo tutti sul posto, ma anche perché adesso è difficile allontanarsi dalla zona, perché è tutto chiuso, tutto bloccato. Quindi attorno a lei ci sono tanti crolli. Sì. Dove sono io, è questa zona qui, la zona di Piazza Maio. Oddio, qua continua a crollare, la casa crollata continua a crollare. Sì, ci sono molte case crollate, sì, ci sono tanti crolli. Dove non ci sono crolli, ci sono case lesionate, un portico, una finestre, porte, si vedono delle lesioni pazzesche nelle case che sono rimaste in piedi. Comunque, situazione drammatica. Quindi ci sono, diciamo, dei pericoli anche di crolli imminenti. Ma certo, non. Il medico, ecco, forse hanno chiesto il medico, quindi può darsi che arriva il medico, l'ossigeno, stanno portando ossigeno, bombole di ossigeno, 4 ne vedo. È il medico che sta salendo, il medico sta cercando di arrampicarsi sulle macerie della casa. Era una palazzina di 3 piani. Sì. Ecco, speriamo bene veramente perché è una situazione di poco drammatica questa che stiamo descrivendo qui in diretta. Decisamente drammatico. Naturalmente noi la ringraziamo per questa collaborazione, per questa. Diciamo così, Radio Cronaca che ci sta facendo direttamente sul posto, solo per noi, proprio in esclusiva. Sì, effettivamente ho risposto solo a voi, devo dire la verità. È vero, in Noi esclusiva, è proprio in esclusiva. ne siamo, cioè, a dir poco grati, la ringraziamo tantissimo, lei, il suo direttore, naturalmente. È un evento drammatico. Ecco, ascoltando un po' queste cose mi viene in mente alcuni speciali che ho trattato sui 40 anni, sul quarantennale del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Quindi ecco, mi sembra un po' di risentire le Non stesse siamo a situazioni. quel livello, non siamo a quel livello, perché qui le case crollate sono molto meno. Aspetta, aspetta, eccola. Hanno recuperato la signora Michela. Oh, oddio. Hanno recuperato un attimo, ve lo dico subito.
non riesco a vedere bene da qua. Sì. Hanno estratto, hanno appena estratto dalle macerie una donna. Sì. Mi dicono che si chiami la signora, una signora si chiama Michela, la signora Michela. Sembra che sia. Sì, ci sono i medici, sono tutti. La signora non riesco a vedere. Un attimo, c'è molta concitazione, come comprensibile. La signora è viva, la signora è viva. Ah, ecco, è questa è una notizia, sì. notizia positiva. Sì, è stata estratta in questo istante dalle macerie ed è viva. È viva, si sì, respira, sì. È viva, è viva. Adesso dobbiamo aspettare i bambini. Sì. Rimane ancora questa spina, no, conficcata, che fa male, cioè i bambini che si spera che, insomma, termini quanto prima questo momento così brutto, che vengano estratti al più presto. Lo spero anch'io, sinceramente. Ecco. Sì, la signora, sì, la signora è viva, parla, reagisce, sì, sì. Risponde, risponde alle domande del medico, sì. Molto bene, ecco, questa è una notizia positiva. Questa è un'ottima notizia, molto, molto positiva. Ma adesso ci fanno spostare. Adesso vedete se la vedo. Sì, la signora è viva, la signora è viva, sì, è viva. Ecco, benissimo, allora... Possiamo confermare anche ai nostri ascoltatori che ci ascoltano un po' da tutta Italia, con le varie emittenti collegati, perché noi siamo, come dire, un network online con una serie di emittenti, diciamo, a taglio locale collegate a reti unificate. Ecco, quindi possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori che la donna questa, che è stata estratta da questa palazzina sono state estratte tre persone, una donna di 30 anni, un giovane, un ragazzo e questa signora, la signora anziana, la Michela, che è stata estratta adesso. Però si attendono ancora i tre bambini. Ecco, i tre bambini che comunque si sentono le loro voci da sotto. Sì, i bambini li hanno, fino a poco fa hanno sentito le voci, però mi dicono che c'è ancora un'altra persona in questa palazzina. Erano in 7, 4 adulti e 3 bambini, 8 persone erano in questa palazzina. Ecco, anche lui... un ragazzo e una donna di 30 anni è stata 3 bambini e 2 ragazzi. Sì. Allora, ecco. 2 ragazzi, una donna di 30 anni, 4 bambini. Sì. E tre bambini. I tre bambini sono ancora dentro. 3 adulti sono stati estratti vivi dalla. Però ci sta scaricando il cellulare, non so se riusciamo a se riesco a comunicare sì. Non si preoccupi, intanto io guardi veramente non ho parole, la ringrazio moltissimo per questa radiocronaca proprio in esclusiva per la nostra emittente, direttamente sul posto caldo lì dove è successo. Sì, sono a 2 passi dalle macerie. Sì, proprio. Ecco, solo una cosa le chiedo. Lì attorno, dove stanno lavorando i soccorritori, c'è il pericolo di crolli secondo lei? E Massimo è caduta la linea. Ecco. Allora, sì, infatti, ecco, mi dicono della regia che... aspetta un attimo. Ugo, sì. Sei collegato con Radio Saiuz, tu? Ugo? E perché? Allora, fai la chiamata, riprova a chiamarla. Perché io non posso da qua. Se riusciamo a ripristinare... Sto riprovando. Ecco. Intanto ricordo, per chi si fosse sintonizzato adesso, su RST Radio Saiuz TV, radiosaiuz.it, a 12:30 siamo in collegamento diretto, proprio potremmo dire, con Ischia, con una nostra collega telefonica di Tele Ischia, che ci ha fatto proprio fino a pochissimi secondi fa la radiocronaca di alcune
diciamo, persone che hanno estratto dalle macerie. Una situazione veramente drammatica, l'abbiamo vissuta tutti assieme qui anche con le nostre regie di Radio Sirius. Siamo rimasti col fiato sospeso, è stata recuperata in diretta, abbiamo sentito una donna che appunto abbiamo avuto la conferma dalla giornalista che è viva, quindi adesso tutto è concentrato per estrarre da queste macerie tre bambini che ci raccontava appunto la giornalista di Tele Ischia, che sono purtroppo ancora sotto le macerie, però si sentono le voci, quindi secondo noi sono vivi, speriamo che possano essere estratti al più presto. Alle 0:13 io nel frattempo guardo un attimo, mi guardo attorno con le varie testate che ho qui davanti, nei vari monitor, se c'è qualche altra notizia, ma comunque io dico che le notizie proprio più dirette, direttissime ed in esclusiva assoluta le abbiamo avute fino a pochi secondi fa, inutile che io vada a vedere le altre testate, siamo noi a questo punto la fonte principale che potremmo anche dare le notizie alle altre emittenti. Io ringrazio ancora, perché lei purtroppo non ci può sentire, la giornalista di Tele Ischia, il suo direttore, il suo direttore, se trovo il nome qui che volevo anche giustamente ricordarlo, Enrico Buono, per questa davvero preziosa collaborazione. Spero naturalmente di risentirli anche magari nella giornata di domani per fare il punto in maniera un po' più così definitivo di come poi si è sviluppata tutta questa situazione. Dunque alle 0:14. Scusami, ecco, Massimo, prego. Massimo, intervengo un attimo perché oltre a voler ringraziare Tele Ischia, volevo ricordare, per chi insomma volesse ancora vedere se riusciamo con Tele Ischia a riprendere il collegamento, ma che possono andare sul sito di Tele Ischia, che è teleischia.com, se non sbaglio, ha detto, vero la giornalista? Esattamente, te lo confermo, Rosario. Teleischia.com, perché Tele Ischia è un emittente che trasmette nell'area, diciamo, del Golfo di Napoli, sul canale 89 del digitale terrestre, arriva fino al Basso Lazio, da quello che ho potuto leggere dal loro sito, quindi copre la provincia di Napoli, di Caserta, insomma un'area di Sorrento fino a Gaeta, eccetera. Quindi chi volesse insomma andare a avere, chi volesse avere notizie può farlo anche lì, oltre che ascoltare Radio Science, giusto Massimo? Certamente, anzi hai fatto benissimo a ricordarlo. Ecco, io prima di chiudere vorrei dare anche quest'ultima notizia che abbiamo già dato anche nelle precedenti edizioni straordinarie. Dunque è stato attivato il piano di emergenza del sisma, il premier Gentiloni è in contatto con la protezione civile e le istituzioni campane per seguire gli sviluppi del sisma che ha colpito Ischia, scattato il piano di emergenza sanitario per i soccorsi alla popolazione, lo riferisce la Protezione Civile Campana, disposta all'unità di crisi del Cardarelli per eventuali necessità di trasporto in eliambulanza. La Protezione Civile comunica che parte dell'ospedale di Ischia è stato evacuato per verifiche strutturali, sono a lavoro i volontari della Protezione Civile regionale. Ricordo altresì che noi siamo stati fino a pochi secondi fa in diretta con, proprio potremmo dire, ed in esclusiva assoluta sul posto del crollo, dove ci sono questi dispersi, dove è stata recuperata una donna. Alla radio cronaca ce l'ha fatta la giornalista di Tele Ischia. Ringrazio ancora una volta il loro direttore, che grazie a lui è stato permesso di poter fare questo collegamento, Enrico Buono. Per maggiori informazioni, come diceva il nostro regista Rosario Moreno, potete consultare anche il sito di Tele Ischia, precisamente teleischia.com. Ecco, da qui avete tutte le informazioni possibili, loro naturalmente dal posto via via lo aggiornano, sebbene con non poca difficoltà, perché abbiamo sentito in che condizioni di lavoro sono. Praticamente in TV non c'è nessuno, sono tutti lì sul posto e in qualche modo cercano di dare questi aggiornamenti sul sito. Ripeto, Tele
www.ischia.com. Vi ringraziamo ancora per questo collegamento davvero straordinario, in esclusiva per Radio Science. Alle 0:17, se la regia non ha altre domande, io direi di chiudere qui questa lunga edizione straordinaria relativa al terremoto che ha colpito questa sera intorno alle 21 Ischia. Per quanto mi riguarda, Massimo, è tutto a posto, possiamo andare con la programmazione ordinaria, credo. Sì. Il nostro aiuto da Modena, Ugo, se ci sei, batti un colpo. Ci sono. Perfetto. Benissimo, ecco, questo anzi fa capire a chi ci ascolta che Radio Science si sta come dire allargando sempre di più. Adesso abbiamo due regie anche a Modena e Treviso, e dunque vediamo domani di fare ad una certa ora, vediamo magari non so a fine giornata, poi vedremo e manderemo anche degli annunci, un'edizione diciamo così conclusiva che fa il punto della situazione. Vediamo se riusciamo ad avere anche in collegamento ancora i colleghi di Teleischia che veramente sono stati molto gentili, ancora una volta li ringraziamo per la collaborazione. Tutto da Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione, rimanete sintonizzati su RST e l'occhio su teleischia.com per tutte le informazioni su questo sisma che ha colpito l'isola di Ischia. RST è la vostra linea diretta con informazione, gentili signore e signori, buonasera.